Se Gesù tornerà, sì, e lo ripetiamo ogni domenica alla messa quando diciamo il credo di Nicea. È il momento in cui diciamo che verrà a giudicare i vivi e i morti. Non so se vi ricordate quando parliamo del pezzo sul Signore. E tornerà, quindi lo diciamo, a giudicare i vivi e i morti. Tornerà alla fine del mondo, alla fine del tempo. E quindi è un tempo in cui noi non sappiamo quando succederà. Questo è qualcosa che la Chiesa, su cui la Chiesa non può rispondere. Se noi leggiamo il Nuovo Testamento, ci renderemo conto che gli apostoli avevano l'impressione che sarebbe tornato forse prima della loro morte, che era una qualcosa di imminente. E lo è in un certo senso, perché potrebbe essere anche domani. Non sappiamo quando, in che momento Dio vorrà questo grande incontro. E allora la Chiesa è in un periodo di attesa, di veglia. Ecco perché ci viene detto anche nel Vangelo, vegliate e pregate. È un momento di veglia e quindi qualcosa di attivo in noi. Non è una veglia in cui mi addormento, ma è una veglia attiva in cui aspetto con gioia il Signore e cerco di vivere una vita in attesa, che è una cosa bella, una sorta di avvento, no? L'avvento è quel periodo prima di Natale in cui ci prepariamo non solo alla venuta del Signore, ma Lui è già venuto, ma alla seconda venuta. Quindi è qualcosa di spiritualmente forte questo. Quindi noi cristiani siamo in questa attesa ed è un momento bello perché vuol dire che dobbiamo vivere bene la nostra vita in attesa di vedere. La fine del mondo per un cristiano non è una cosa terribile come i film americani, è una cosa bella perché avremo l'incontro con il nostro Signore e l'aspettiamo e lo vogliamo incontrare, no? Non è che ci dobbiamo suicidare per incontrarlo. Noi siamo in un'attesa bella di poterlo vedere, vedere il volto di Dio.